Ciao, eccomi con un nuovo video vlog. Nel mio ultimo weekly vlog vi ho chiesto se vi sarebbe piaciuto vedere un vlog di una giornata, quindi non un weekly vlog, che è la tipologia di vlog che carico di solito, in cui appunto vi faccio vedere diverse parti di più giornate, ma appunto il vlog di una giornata dall'inizio alla fine. E visto che mi avete detto di sì, eccomi qui. Oggi vi porterò con me. Come avete appena visto, ho una nuova sigla. Fatemi sapere che cosa ne pensate, quindi commentate, fatemi sapere nei commenti se vi piace. A me piace tantissimo, quindi sono contentissima. Allora, che cosa facciamo oggi? Adesso mi sono vestita, truccata, tra l'altro sugli occhi ho utilizzato la Swarovski e sugli zigomi ho Honey insieme a Queen Bee. Sulle labbra invece ho Pillow Talk, vediamo se ce l'ho, dov'è? Ho Pillow Talk di Charlotte Tilbury, ho preso questo set appunto con delle mini size. Detto ciò, adesso usciamo, andiamo a prendere i pacchi e anzi, non vi spoilerò nulla, usciamo e vi porto con me appunto nella mia giornata. Outfit of the day, devo dire che i blazer hanno questo potere magico di rendere qualsiasi outfit molto più bello. Cappotto e sono pronta, adoro questo cappotto. È di ASOS dell'anno scorso, però se trovo qualcosa di simile ve lo linko, lascio il link a tutto nell'info box. Sono arrivata da mia mamma, questo è il suo negozio e ora entriamo. Ciao mamma! Ciao Vanessa! Oh, ciao mamma! Sei proprio bella Vanessa! Adesso, grazie, mi hai fatto tu, Io sei stata brava! le voglio un mondo di bene. Oh, che carina! È proprio dolce come la vedete. È proprio carina, dolce. Vi faccio vedere il suo negozio che voi avete già visto, ma vi facciamo vedere un po' di novità. Allora, io sono in vetrina al momento. Non faccio cadere niente. Volevo farvi vedere, guardate queste pochette, che carine! Di San Valentino. Mia preferita è questa, fucsia col cuoricino rosso. Poi ci sono le tovagliette, giusto mamma? Sì, Raccontaci qualcosa anche tu, che se no, aspetta, esco allora dalla vetrina. ecco. Qui ci sono, c'è una proposta per San Valentino Che carine! con il manico a forma di Troppo cuoricino e belle. questa frase: Amor vincit omnia, che l'amore vince Su su tutto. tutto. Qua ci sono queste. Questa me l'avevo già fatta vedere, se vi ricordo. Comunque era simile, no? Quella che avevo Sì, fatto sì, sì, vedere. sì. Questa no, nuova. Belle, anche le mug. Bella anche questa, mi piace. Fatemi sapere se preferite la mug oppure una misura media per bere il tè. Tu quale usi, mamma? Mug o questa di solito? Di solito uso questa. Ok, e perché poi ognuno ha i suoi gusti. Poi, allora, scusate, non voglio far cadere niente, sono sempre in vetrina. Vi voglio far vedere questa. Guardate che bella. Guardate anche questa, che bella, la tazza con l'iniziale, che quindi può essere personalizzata, e poi il piattino sul quale potete mettere dei biscotti o dei pasticcini. Bellissima anche questa. Questa mamma ha il filtro Sì, per la esatto. tisana, giusto? Sì. Bellissima anche questa. Domanda, perché tante delle persone che mi seguono lo sapranno già, ma magari qualcuno non lo sa. Dove ti troviamo? Arezzato, provincia di Brescia, in via Mazzini 20, Invece online? antonellafalcioni.com. Poi qui c'è il suo laboratorio, quindi vedete dei pezzi che sono ancora work in progress, tra cui questo, sempre di San Valentino. Sì, volendo posso mettere anche il simbolo dell'infinito e scrivere due nomi. Bello. Sono a pranzo con mia mamma. Sono tornata a casa, adesso mi metto al computer che devo lavorare ad alcune cose, editare dei video e via dicendo. Ma prima vi vorrei far vedere i miei nuovi occhiali da sole che mi sono appena arrivati. Ho preso questi occhiali da sole di Saint Laurent su Net-a-Porter e adesso vi racconto il dietro le quinte, quindi che cosa è successo in questi giorni. Praticamente li ha indossati Love Mary, che è un'attrice, imprenditrice e artista filippina alla Paris Fashion Week o Couture. Li ha indossati e nel giro di una manciata di ore sono andati sold out ovunque, a livello globale, non solo sul sito ufficiale, ma ovunque. Io la seguo da tantissimi anni e la adoro. Fatemi sapere se la seguite anche voi. E stavo guardando le sue storie, ho visto appunto che ha taggato il modello, quindi sono appunto andata su Google. Ho visto che era già sold out sul sito ufficiale, ma l'ho trovato su Net-a-Porter e quindi appunto li ho presi, senza sapere appunto che sarebbero poi andati sold out ovunque, appunto nel giro di così poco tempo. Comunque ve li faccio vedere indossati perché
li adoro. Se mi seguite su Instagram li avrete sicuramente già visti anche lì. Se non mi seguite, seguitemi, mi trovate sempre come Vanessa Ziletti. Ora ve li faccio vedere. Eccoli qua. Ah, e ovviamente non seguitemi soltanto su Instagram, ma anche su TikTok. Vi lascio tutti i link nell'info box. Adesso lavoro al computer e ci vediamo tra poco. Tra l'altro, doppia detersione da fare non solo quando siete truccate, ma anche quando siete struccate. Assolutamente, doppia detersione potete fare anche se non vi truccate. Anche perché, per esempio, il detergente, questo detergente oleoso non nasce necessariamente. Quindi qui, che cosa ho fatto? Ho fatto una diretta con Lolla in cui abbiamo fatto una skincare serale insieme. Per questo motivo adesso mi vedete struccata, mentre prima appunto ero truccata. Ho anche messo il pigiama ora. E ora concluderò questo vlog, perché comunque sono già le 9 di sera. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se preferite i weekly vlog oppure i vlog come questo di un'unica giornata. Così appunto vi leggerò e vi ascolterò e vi mando un grossissimo bacio. Ciao!